Uno scambio Kyrie Irving Russell Westbrook. È una delle suggestioni rimaste in questa free agency NBA, una suggestione che secondo me ha buone possibilità di trasformarsi in realtà. Irving non ha avuto mezza offerta, ma da nessuna delle 30 franchigie NBA, ma ha ricevuto un'offerta da un giocatore NBA che si chiama LeBron James e che comanda ai Lakers e fa il mercato. E quindi, nonostante le conferme di facciata di M, nuovo allenatore dei Lakers, e di Pelinka, formalmente il GM dei Lakers che conta come il 2 di picche, è molto probabile che Westbrook verrà sacrificato per portare in California l'amico di LeBron, perché ovviamente Irving aveva puntato i piedi e aveva piantato LeBron a Cleveland, ma nel frattempo i due hanno ricucito i rapporti e sono tornati amici. Allora, anzitutto a chi converrebbe, cerchiamo di capirlo, il valore dei due giocatori, chi ci guadagnerebbe, come potrebbe essere fatto lo scambio e come cambierebbero eventualmente le prospettive e gli scenari di successi per i Nets e per i Lakers. Comprato attacco. Allora, partiamo dal valore dei giocatori. Almeno vi faccio subito scannare con i commenti e venite a darmi ad attaccarmi o a sostenere il mio punto, diciamo, la mia argomentazione. Allora, io credo che nonostante quello che si dica in giro, a oggi Russell Westbrook sia un giocatore migliore di Kyrie Irving per tre motivi. Il primo motivo è che Kyrie Irving non gioca. Nel senso che a New York probabilmente non potrebbe giocare già da inizio stagione anche quest'anno. Gli obblighi vaccinali verosimilmente a New York verranno ribaditi e di conseguenza lui non ha la minima intenzione di vaccinarsi e quindi verosimilmente lì difficilmente potrà giocare, specialmente durante l'inverno. In assoluto è un giocatore che gioca pochissimo perché è injury prone, è indisponibile per mille motivi, per le sue follie fuori dal campo. Non parlo necessariamente della sua scelta sanitaria, che è una scelta personale. Parlo proprio di quello che racconta la sua carriera, un giocatore totalmente inaffidabile e soprattutto soggetto a tanti infortuni che ne hanno accorciato tantissimo le stagioni. Fin dai tempi del college a Duke University giocò pochissimo, rientrò per il torneo giusto tempo per affossare Blue Devils al torneo NCAA. Dopo che avevano vinto il torneo di conference senza di lui. Per cui se non giochi, sei completamente inutile per la tua franchigia, pagato poco meno di 40 milioni di dollari l'anno, insomma, non è proprio l'ideale, ecco. Poi non difende, non ha mai difeso in tutta la sua carriera, mai, neanche un'azione, neanche un minuto, neanche un secondo, cioè è proprio è il classico solista che è costretto a giocare 5 contro 5, ma gioca in un contesto di squadra come si gioca al campetto. E al campetto gioca solo in attacco perché finché fa canestro la palla ce l'ha lui e solo quando sbaglia la palla va all'avversario. È chiaro che non inizierà adesso improvvisamente a difendere, è anche chiaro che non è più nel prime di carriera atleticamente, proprio perché ha avuto 300.000 acciacchi. Ed è altrettanto chiaro che i Lakers hanno un problema grosso difensivo. L'anno scorso, insomma, erano il Mar Rosso che si scansava. Ci sarebbe bisogno, partendo proprio dal regista, che qualcuno difenda, a maggior ragione perché, insomma, LeBron a questa età non può difendere come faceva anche solo 5 anni fa, ma anche solo 3 anni fa, fatemi dire. Terzo punto, ovviamente Kyrie non è un uomo spogliatoio, come posso dire, è cianuro puro per la chimica di spogliatoio. È un avvelenatore di pozzi, lo è sempre stato. Lo è stato a Cleveland, dove appunto ha sbattuto la porta e è andato via piantando in asso i Cavaliers, che con lui se la potevano giocare. Ha fatto più danni della grandine a Boston, che ha fatto meglio senza di lui che con lui. Ai Nets non ne parliamo. Voluto da Durant, imposto da Durant, ha giocato poco e male. E i risultati di squadra parlano per lui: primo turno e secondo turno nei 2 anni di permanenza a New York. Non lo voleva nessuno, non lo vuole nessuno. Nessuno ha fatto un'offerta proprio perché c'è il discorso vaccinale, ma soprattutto c'è una chimica, un giocatore che fatica tantissimo a integrarsi in un contesto strutturato di pallacanestro, che significa uno spogliatoio con altri 14 giocatori, quantomeno alcune stelle.
Ma significa anche poi, insomma, visto che si è pagato 40 milioni, stare agli ordini di un general manager, stare agli ordini di un allenatore, gestire la pressione social, giornalistica, mediatica di grandi piazze, che in questo caso sia New York che Los Angeles. Per questo io credo che Russ sia un giocatore migliore, perché ovviamente è un ottimo uomo spogliatoio, questo è condiviso sempre da tutti i suoi ex compagni di squadra. L'unico che non ha parlato benissimo di lui è Oladipo, se lo ricordo male. Poi con tutti quelli con cui ho parlato ne hanno sempre parlato benissimo, perché è un giocatore che da tutto gioca infortunato, gioca sempre, e almeno mettiamo insieme questi due punti, è un giocatore che è sempre presente. Persino nella sua pessima, disastrosa stagione scorsa, come è stata pessima e disastrosa la stagione dei Lakers, è stato l'ultimo ad arrendersi. Era in campo con Davis e LeBron rotti a sbattersi, ad attaccare il ferro nelle ultime gare di regular season, quando i Lakers avevano ancora una mezza speranziella di entrare dalla finestra dei playoff dal play-in. Russ c'è sempre, gioca infortunato, mette le esigenze della squadra davanti alle sue. Perché comunque una volta che viene pagato più di 40 milioni di dollari, è chiaro che si presuppone quantomeno un impegno e una devozione significative. E lui l'ha sempre dimostrato dai tempi, insomma, di Oklahoma City, in cui è stato uomo franchigia e spogliatore eccezionale, molto meno lucido in campo, ma a livello proprio di trascinatore, a livello di lealtà verso i compagni, verso la franchigia, a livello di impegno e di intensità, è un giocatore che è paragonabile a pochissimi altri. Ovviamente come Kyrie non difende minimamente, ma ha, a differenza di Irving, i mezzi atletici per farlo, se volesse. Ormai ha maturato delle abitudini ignobili, ma ai tempi di UCLA e i primi anni NBA difendeva forte, è un atleta spaventoso, non è quello stesso atleta d'inizio carriera, ma è ancora un atleta ragguardevole che volesse difendere anche solo per alcuni minuti può farlo, a differenza di Irving, che non ha quei mezzi atletici, oltre al fatto che appunto non ha mai sviluppato delle doti difensive da quando ha preso una palla in mano, ecco, quindi, parliamo dalla high school e così andare. A favore di Irving c'è cioè il fatto che come fit tecnico in attacco sarebbe nettamente migliore rispetto a Westbrook. Perché? Perché è tiratore molto migliore, ha un decision making, delle scelte, delle letture migliori di quelle di Russell Westbrook. Ovviamente con LeBron che porta palla potrebbe alternarsi e punire raddoppi su LeBron eventuali dagli scarichi col suo tiro. Questo è il punto a suo favore, però siamo 3-1 e credo che, insomma, Russ, nonostante abbia, insomma, sui media una cattivissima stampa e Irving abbia una stampa molto migliore di lui, perché fa notizia, perché è pazzo furioso. Westbrook ha una cattiva stampa, perché ve lo dico, perché non parla con i giornalisti, li odia, ci odia letteralmente, e di conseguenza i giornalisti, se non hanno notizie, si vendicano così dicendo che uno è brutto, cattivo, scarso, finito, tutto quello che volete voi. Siamo una brutta razza, spesso, non tutti, ma tanti, ma troppi. Allora, queste le carte in mano, i due giocatori. La notizia è che LeBron vuole Irving, e quindi secondo me si farà, perché LeBron comanda, è il general manager di fatto dei Los Angeles Lakers. La clutch la gestisce lui, nonostante di facciata ci sia Rich Paul, che poi è un passante che ha trovato lui nel 2002 in aeroporto con una maglia di Warren Moon. Gli è piaciuta la maglia, ha detto: "Non è che mi fai il prestanome per 20 anni come agente", e così siamo a questo, cioè non è che facesse altro questo qua. Comunque, lasciamo perdere. È per dire che LeBron è il de facto gestore dell'agenzia Clutch, e se Pelinka in questo momento delega alla Clutch la maggioranza delle operazioni di mercato, quelle più importanti. Come si riesce a fare questo scambio? Ma gli stipendi sono simili, Russ prende di più, ci vorrebbe un giocatore che faccia da conguaglio, verosimilmente potrebbe entrarci dentro una prima scelta protetta, forse, come conguaglio, ma c'è da vedere. Però la realtà è che così non funzionerà, perché sennò sarebbe già funzionato questo scambio. Perché? Perché Westbrook ai Nets non ha il minimo senso, perché c'è Ben Simmons, e due, non avendo nessuno dei due un tiro, assieme non possono giocare. E di conseguenza serve una terza squadra, una terza franchigia che si accolli uno di questi due contratti, o di Russell Westbrook o di Ben Simmons. Naturalmente la premessa è se Ben Simmons vuole continuare a giocare in quel ruolo, cioè da regista. Se
se Ben Simmons accettasse di giocare da 5 da lungo, che tra l'altro sarebbe il suo ruolo, questa è la verità, ma non glielo dite, a quel punto potrebbero anche in qualche modo coesistere. Ricordiamo che sono entrambi giocatori in scadenza, sia Westbrook che Irving, quindi parliamo di giocatori che fa 12 mesi per me è risolto in ogni caso. Però altrimenti, se Simmons, l'australiano, che non sembra esattamente un tipo, non sembra, lo so per certo, non è esattamente un tipo conciliante, tollerante o che viene incontro agli altri, se non fa uno step in questa direzione per giocare lungo, bisogna che arrivi una terza franchigia per far funzionare la trade tra i Lakers e i Nets. Si è parlato molto degli Spurs perché hanno spazio salariale, vedremo. Onestamente non prenderei mai, fossi gli Spurs, Simmons per ricostruire, mai. Non so quanto senso abbia per loro una squadra in completo rebuilding prendere un giocatore come Westbrook che ti dà sì attenzioni, ma insomma una squadra che, una franchigia che riparte da zero, la, insomma, la vedo dura. Ecco, ha ceduto anche Murray, appena rinnovato Johnson, io credo che abbia poco senso anche lì Russ, che ha appena licenziato il proprio agente, perché diventa anche imbarazzante in questo momento il mercato NBA con il dominio totale della Clutch, che fa il bello e il cattivo tempo, insomma, no. Per un giocatore comunque tra i 75 ogni epoca, così è stato votato nella storia dell'NBA, insomma, essere preso in giro, insomma, con M e Pelinka, che formalmente non passa giorno M in cui non parli bene di Russ e di come farà bene ai Lakers, e la realtà è che sotto traccia LeBron ogni giorno sta cercando di cederlo e portare Irving dentro. Insomma, una situazione abbastanza complicata, e avrebbe probabilmente voluto chiarezza e che il suo agente gli avesse già portato una squadra per andarsene, perché è una situazione che diventa insostenibile in ogni caso, che resti o che vada. È chiaro che, insomma, non sarà presa benissimo, questo è poco ma è sicuro. Cosa succede se va in porto questa operazione? Ma innanzitutto, i Nets, secondo me, sono delle due la franchigia che ha più necessità di comunque arrivare a Dama, perché Irving rischia di non giocare a New York, mentre in altre piazze da non vaccinato potrebbe giocare. Cambia pochissimo, secondo me, proprio per i motivi che ho spiegato prima. Cioè, Irving ai Lakers, non è che con Irving diventano una squadra da titolo, no. Non è che i Nets con Westbrook diventano una squadra da titolo, anche se rimanesse Durant, ammesso e non concesso, anche se pare ogni giorno più probabile, no. Per cui è chiaro che sono due scontenti per motivi diversi, e che soprattutto i Nets hanno bisogno di sbarazzarsi di un giocatore che rischia di essere a libero paga, è inutile perché non impiegabile, ma che anche una volta perfezionata la trade, secondo me non cambierebbero nella sostanza le sorti della franchigia. Potrebbe esserci dei miglioramenti per l'uno e per l'altro, perché cambiare aria a chi, insomma, è scontento non fa mai male. E in questo momento, se i Lakers parlano bene di Russ, almeno formalmente, i Nets non lo vogliono più vedere Irving, perché ne ha combinate troppe. Però ecco, non credo che cambierebbe tantissimo a livello di scenario. Io dico, aspettatevi sviluppi su questa trade, perché LeBron si è deciso di prendere Irving in un modo o nell'altro con i suoi tempi, non so quali, non so come, ma credo che ce la farà. Non c'è tantissimo il resto della free agency, proprio perché Durant, il mercato è saltato totalmente per la follia di Minnesota su Gobert, e quindi non c'è una contropartita adeguata per Durant. Non può essere ceduto senza ricevere la luna, e non si può cedere la luna perché nessuno ce l'ha. E di conseguenza, al momento la situazione è molto bloccata. Vedremo se si sbloccherà Donovan Mitchell da Utah, magari a New York, inteso come Knicks, ma anche lì è una situazione molto fluida e per nulla scontata. Questo, secondo me, sarà il prossimo grande scambio, perché coinvolgerà comunque due grandi nomi. Aspettatevelo presto e ditemi, poi fatemi sapere, insomma, cosa ne pensate, secondo voi chi ci guadagnerebbe, e soprattutto se con l'uno e l'altro che cambierà, cambiando sponda, se davvero secondo voi Lakers e Nets tornerebbero a giocarsi qualcosa di importante guardando avanti.